faccio. Ok, nessun problema, dai. Vedrai che cercherò di parlare molto bene e vedrai che ne parlerò come se fosse una cosa che bisogna ricordare per forza. Ah, scusa, ti devo lasciare. Scusate ragazzi, prima di tutto voglio dirvi bentornati a questa nuova puntata. Oggi noi vedremo un gioco che è tratto da una serie televisiva di grande successo che continua purtroppo a essere trasmessa adesso, ma l'hanno sputtanata. Vi ricordate questo? Il gioco che noi vedremo è dedicato proprio a questi personaggi. Godetevelo, gente. Vi piacerà di sicuro. Tutti voi, ovviamente, quando eravate bambini avete visto le prime serie televisive dei Power Rangers che, nonostante erano un po' trash, ha raccolto una grande quantità di successo tra il pubblico e la critica. Ebbene, era ovvio che arrivassero dei videogiochi, appunto, dedicato a questi personaggi. E infatti, nell'anno 1994, arrivò sul Mega CD Mighty Morphin Power Rangers, arrivò anche su Mega Drive. Noi vedremo la versione per Mega CD che è molto interessante, anzi, vi piacerà di sicuro. Recruit a team of teenagers with attitude. Go, go, Power Ranger! Go, go, Power Ranger! Go, go, Power Ranger! Mighty Morphin Power Ranger! La storia in questo gioco segue le vicende di questi sei ragazzi adolescenti che sono stati scelti per combattere la strega Rita Repulsa e i suoi scagnozzi, che è stata liberata da una prigionia durata 10 millenni, e il suo scopo è quello di conquistare la Terra, ovviamente, il sogno di ogni cattivo. E noi dobbiamo semplicemente impedire che i suoi malefici progetti vadano a buon fine. Ma analizziamo gli aspetti tecnici. Grafica. Cosa dobbiamo dire? Questo non è un gioco, è un film interattivo. Abbiamo una qualità dei video che è praticamente buona per il Mega CD. Certo, ci sono sempre i pochi colori a schermo, ma sono stati tutti ben dosati per darci l'impressione che a volte ce ne siano ancora di più. I video sono molto ben animati, non ci sono i classici rallentamenti che vediamo sempre nei video interattivi del Mega CD, e sono tutti molto colorati, molto belli da vedere, e sicuramente fanno una bella figura anche oggi, nonostante il Mega CD avesse i suoi limiti tecnici. Welcome, human. So who are you? Like, what are you? I am Zordon, an interdimensional being caught in a time warp. And my name is Alpha 5. This planet is under attack, and I have brought you here to save it. Look behind you at the viewing globe. Your doubts will be answered in the images you see. Sul lato del sonoro, invece, abbiamo tutte le musiche che sono state prese dalla serie TV originale americana dei Power Rangers, che sono comunque ben integrate all'interno di questo film interattivo e fanno ancora una bella figura. Stessa cosa anche gli effetti sonori, sono anch'essi completamente presi dalla serie televisiva dei Power Rangers e vanno bene anch'essi per questo gioco, ma in compenso hanno aggiunto qualche effetto sonoro completamente nuovo che del resto non stonano su questo gioco. One and all, as the Power Rangers. I don't get it. Jason, old and powerful, you shall command the Tyrannosaurus Dinosaur. Zachary, you are clever and brave.
You shall command the Mastodon Dinosaur. Kimberly, graceful and smart, the Pterodactyl Dinosaur shall be yours. Billy, patient and wise, you shall command the powerful Triceratops Dinosaur. Trini, fearless and agile, the Saber-Tooth Tiger Dinosaur will be under your... Analizziamo la giocabilità. Cosa vi aspettate da un film interattivo? Ebbene, non dovete aspettarvi molto. In questo gioco noi dobbiamo semplicemente rivivere le puntate della prima serie TV dei Power Rangers. Durante le nostre battaglie dobbiamo spingere semplicemente i tasti direzionali o i tasti di azione C, B o A a seconda di quello che ci richiede il gioco. E dobbiamo essere molto precisi a premere i tasti, altrimenti perdiamo energia vitale e dobbiamo ricominciare il livello da capo. E vi assicuro che la difficoltà, all'inizio forse per il primo livello può sembrarvi abbastanza facile, ma mano a mano che andremo avanti diventerà molto difficile. Anzi, non dovremo neanche parlare di livelli, ma dovremo parlare di puntate, perché questo gioco per il Mega CD contiene ben 8 puntate intere della serie televisiva dei Power Rangers. È una cosa veramente straordinaria. Vediamo in pratica la serie televisiva su una console per videogiochi, anche se è tutta in lingua inglese. Consigliato? Sì, questo è un ottimo film interattivo che va bene soprattutto per chi è grande fan della serie televisiva dei Power Rangers, ma se non volete questa versione per Mega CD potete puntare alla versione uscita per Mega Drive, che è un gioco completamente diverso. La versione su cartuccia è un picchiaduro a scorrimento, molto lungo, molto difficile. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione, gente, ciao! Morphers to give us power. Let's do it! Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-tooth Tiger! Tyrannosaurus! Power Rangers! Teleport them, Teddy, to Grove City. Weezer just sent down Goldar. Right away, Zordon! We're teleporting again! Where are we going? We're gonna save the world! Go, go.